papà sarà certo fiero di te. Sì, prima o poi mi farò conoscere anche da lui. Ma che sta facendo quella gente? Oh beh, ha intenzione di ritornare a Roma. Lanci una monetina nella fontana e secondo una vecchia tradizione il desiderio di ritornare sarà esaudito. Tutte sciocchezze, naturalmente. Ecco, è un'idea, voglio provarci anch'io. Oh beh, va bene questa? Oh, se è di poco valore. Beh, non vale molto, è vecchia. Oh! Santo cielo, zio Axel, ma è fantastico. Ma si può sapere dove sei riuscito a trovare questa moneta? È falsa? È una miniera d'oro, zio, te lo assicuro, è magnifico. Ma no, ne sei convinto? Sì, preziosa, sì. Quella vecchia moneta? Oh no. Oh, zio Axel! Vado a prenderlo! Mi è costata $5,000. Dio fa che la ritrovi, così torna a casa. Dov'è? Eccola! L'ho trovata! L'ho trovata! Ti dico che vale un tesoro, è rarissima, zio! Non si può sapere finalmente dove sei riuscito a scovare questa rarità? Nelle vicinanze del castello, Joachim. Ce ne sono parecchie. Al castello, dunque! Senti la nostalgia di casa. Taxi! Quando ho visto lo zio Axel gettare la monetina nella fontana di Trevi a Roma, credevo di impazzire, nonna. Davvero la gettò in acqua, che sì. Matto. Eri convinto che la moneta non valesse niente? Già, proprio così, e invece è rara. Ne sono contenta, a Roma però con tutte le antichità sarà facile trovare quelle monete. Direi proprio il contrario. Mi dispiace, ma non posso trattenere le risa, nonna. Di quelle monete ne esisteranno sì e no una dozzina. Ma è così. E lo zio Axel dove te la va a trovare? Nelle nostre terre. Oh, sì. Il nostro Axel è un genio, sei stato bravo. Te lo devo dire, caro. Oh,